The Bears. Nello scorso episodio di Cosa accade realmente nei Pokémon, Gary è stato catturato da Squirtle prima che fosse in grado di avvertire il nostro protagonista Ash Ketchum. Poi è stato sbattuto in prigione insieme a lui, al professor Oak e a Brock. Non scordarti di me! Per loro fortuna, Misty è arrivata per salvare la situazione, dopo aver aperto rapidamente le porte della cella e... Voi ragazzi state davvero dando una festa qui dentro senza avermi invitata! Essersi... chiusa dentro... a sua volta. Ok, è già abbastanza strano che tu sia solo una voce, ma... perché ci stai raccontando ciò che è successo poco fa? Perché è il mio lavoro. Voi ragazzi state venendo registrati per essere pubblicati su un sito chiamato YouTube, dove un mucchio di persone generose viene per ridere di ogni singola tortura da voi subita. E io ne sono il narratore. Wow, sembra che qualcuno non abbia preso le sue medicine stamattina. Cosa? No! Le ho prese, lo giuro! Come diavolo fa Misty a sapere che non ho preso le mie medicine? Non vorrei interrompere la vostra conversazione letteralmente inutile, ma dobbiamo ancora trovare un modo per uscire da qui e per fermare Squirtle. D'accordo, Ash, questo è l'episodio successivo. Hai detto che mi avresti raccontato cosa mi sono perso. Sì, hai ragione. Ho un pacco per una certa Misty. È lei? Sì, sono proprio io. Grazie mille. Aspetta, Misty, hai aperto di nuovo la porta della cella? Scusa, Gary, sembra che l'episodio recap dovrà essere il prossimo alla fine. Ti giuro che sarà così. Porca puttana! Mi scusi, si è dimenticata di darmi la mancia! Oh, giusto, mi scusi, è con lei! Ok, smettila, Misty! Non far chiudere la porta questa volta! Hai detto qualcosa, Brock? Ma ci rinuncio! D'accordo, ne ho avuto abbastanza! Proverò ad usare codacciaio per sfondare la porta! Pikachu, usa codacciaio! Stavo per farlo, non mi serve che me lo dica tu, chiaro? Pikachu, usa codacciaio! Ha funzionato! Ce l'hai fatta, Ash Ketchum! Sapevo che il nostro protagonista ne fosse capace! Ce l'ho fatta! Io ce l'ho fatta davvero! Con le mie sole forze! Fottetevi, ragazzi! Già, non è vero! Tutto merito mio, chiaramente! Molto bene! Non c'è tempo da perdere, gente! Dobbiamo trovare Squirtle e fermare il suo piano! Così che la storia possa riprendere come previsto. Andiamo! Sì, ragazzi, andiamo! Avanti! E dai, James! La cosa sta diventando un tantino strana, non trovi? Non osare privarmi di tutto questo, Meo! Ti stai comportando in modo un po' strano ultimamente, Meo! Sei ancora dalla nostra parte? O cosa? Ma certo! Team Rocket per sempre! È che forse non dovremmo prenderla così seriamente! Magari potremmo... lasciar perdere! Lasciar perdere un emerito cazzo, Meo! Questo è l'episodio 7 e noi diventeremo i protagonisti, quindi attieniti al copione o la pagherai! Quale copione? Solo improvvisa un po', Meo! Non è poi così difficile! Dobbiamo solo andare a cercare la palestra delle sorelle di Misty, non dovrebbe essere molto lontana. Intendi quella che si trova esattamente alle nostre spalle? Dovresti comportarti come se non sapessi dove si trova, Meo! Aumenta la suspense dell'episodio! Devo veramente spiegarti ogni singola parola che ti dico! Senti, Meo! So che James è un po' più passionale di quanto non sia di solito. Ma potresti dargli un po' di tregua? Cerca di diventare protagonista da quando è iniziato lo show. Ma alla fine hanno dato il ruolo a quell'Ash Ketchum invece. Dato che però Squirtle lo ha imprigionato per conquistare il mondo, ha finalmente un'occasione di essere il protagonista per la prima volta nella vita. Suppongo tu abbia ragione. Dovrei essere un po' più comprensivo. Ti ringrazio. Sono sicura che lo apprezzerà molto. Ora andiamo e uniamoci a lui per sconfiggere la palestra delle sorelle di Misty, in stile Team Rocket! Che intenzioni avrà il Team Rocket cercando di sconfiggere la palestra delle sorelle di Misty? Riusciranno ad essere dei protagonisti migliori di Ash Ketchum? È davvero una cosa difficile da dire, non so perché lo sia mai così.
Che intenzioni avrà il Team Rocket cercando di sconfiggere la palestra delle sorelle di Misty? Riusciranno ad essere dei protagonisti migliori? No, ok, ci sono, so cosa dire. Che intenzioni avrà il Team Rocket cercando di sconfiggere la palestra delle sorelle di Misty? Riusciranno ad essere dei protagonisti migliori di Ash Ketchum? Riusciranno i veri protagonisti a trovare e sconfiggere Squirtle una volta per tutte? Scopritelo nel prossimo episodio di Cosa accade realmente nei Pokémon! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E ringraziamo, come sempre, il nostro collaboratore Broccolo, ovvero Ultralem. Grazie ragazzo, come sempre, sei stato molto utile. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo.